Guriel Jeep, Totti ha svenduto la sua funzione, la difesa ha agito correttamente, il TG1 a Certosa dove sarebbero stati chiesti i voti ai clan. Premierato in aula al Senato, la Premier Meloni, no scontri ideologici, Costituzione di tutti, i cittadini potranno scegliere chi governa. Maggioranza così democrazia più efficiente, Schlein contro riforma in piazza il 2 giugno, 5 Stelle esplosivo sotto la Costituzione. 74.000 euro per uccidere Zelensky, parla il presunto traditore ucraino Stoltenberg al TG1, ora arrivano i nuovi aiuti dell'Occidente. La strage degli operai a Casteldaccia, un sopravvissuto così li ho visti morire, l'inchiesta su misure di sicurezza e subappalti. Re Carlo troppo impegnato per vedere Harry, padre e figlio non si incontrano durante la visita del duca di Sussex a Londra. Internazionali anche Berrettini si ritira, non sono pronto, tra i big attesa per Djokovic e Nadal, Camila Giorgi dice addio al tennis. Superman, ecco la prima foto ufficiale del nuovo film, atteso per il prossimo anno, a interpretarlo il giovane David Corenswet, ma molti fan sono delusi dalla scelta e rimpiangono Henry Cavill. Altre 10 persone coinvolte nell'inchiesta di Genova. Venerdì l'interrogatorio del governatore Totti. Oltre 200.000 euro sequestrati in casa dell'imprenditore Spinelli. Domani le autopsie dei 5 operai morti a Casteldaccia. Sono stabili le condizioni del sesto. Si indaga per omicidio colposo plurimo. Inalterati i poteri fondamentali del capo dello Stato, Meloni, sul premierato in un convegno alla Camera. La maggioranza darà stabilità al Paese e l'opposizione indebolisce il Parlamento. Medio Oriente, gli Stati Uniti bloccano temporaneamente le forniture di armi a Israele, al Cairo si continua a trattare ma Hamas accusa Tel Aviv al punto di partenza. Lo scorso mese di aprile è stato il più caldo mai registrato, lo conferma il programma europeo Copernicus, negli ultimi 12 mesi la temperatura globale è stata la più alta di sempre. La fiamma olimpica proda in Francia, l'arrivo del veliero Belém al Porto Vecchio di Marsiglia davanti a 150.000 persone, ora partirà la staffetta che arriverà a Parigi il 14 di luglio. Corruzione in Liguria, si indaga sul sistema Toti, favori in cambio di finanziamenti, l'inchiesta si allarga a nuovi indagati, domani primi interrogatori, scontro sulle dimissioni del governatore. Riforme, Meloni, la Costituzione è di tutti, non di una parte sola, basta ribaltoni e governi tecnici, serve stabilità, a Palazzo Chigi ricevuto Stoltenberg. Premierato in aula al Senato, Schlein chiama alla mobilitazione il 2 giugno, tutti in piazza contro le riforme che sfasciano l'Italia. Medio Oriente, accordo in alto mare, Hamas, negoziati finiti, più vicina l'operazione su Rafah, Tel Aviv pianifica un anno di guerra, gli USA sospendono l'invio di bombe in Israele. ENAC vieta alle ONG di sorvolare il Mediterraneo, i salvataggi spettano solo alla Guardia Costiera, Sea-Watch aumenteranno i morti in mare, slitta l'apertura dei centri migranti in Albania. Una, nessuna e 100.000, le grandi voci della musica insieme contro la violenza sulle donne, all'Arena di Verona, il concerto di solidarietà condotto da Amadeus. Fiorella Mannoia, i fondi andranno ai centri antiviolenza.